C'è subito una premessa. Io non sono un geologo, anche se diciamo sono presidente di un comitato scientifico del Club Alpino Italiano. Quello che vi propongo stasera è provare così a partire dal pianeta Terra, andare a vedere diciamo Marte, Venere e Mercurio, perché sono i pianeti appunto terrestri, i pianeti rocciosi più simili. No, sto soltanto facendo il preambolo, tranquillo. Okay, sto guadagnando tempo. Mi porta avanti col lavoro. Perché sono più vicini al nostro pianeta. E sono appunto, soprattutto hanno una densità tale per cui non sono pianeti gassosi, come invece Giove, Saturno e compagnia bella. È stato molto divertente. Nel senso che io fino alla settimana scorsa ero appassionato di geologia terrestre, è stato molto interessante scoprire che cosa c'è di geologico fuori dal nostro pianeta. Divertente perché con le ultime missioni della NASA effettivamente sono venute fuori un po' di cose nuove. Ma soprattutto ho capito che la geologia e l'astronomia hanno molto in comune, ed hanno in comune il fatto che sono delle scienze giovanissime. Vi dico soltanto che la tettonica delle placche, che è un po' la pietra filosofale della geologia, no? È nata praticamente negli anni 60. Cioè la tettonica delle placche, che oggi è alla base di tutti i libri di testo, di un po' di anni fa. Se la mettiamo a paragone, ad esempio, con Darwin, La sua origine delle specie, Darwin mi sembra che ha pubblicato L'origine delle specie nel 1850, giù di lì. Cosa voglio dire con questo? Molto, molto semplice, che tutto quello che un astronomo dice o tutto quello che un geologo dice, specialmente quando si parla di geofisica, di domani mattina ci può essere qualcun altro che dice: no, non è così, ti sei sbagliato. Ed in effetti, se andate a leggere le pubblicazioni scientifiche, le mettete assieme sullo stesso argomento, trovate due soluzioni completamente diverse, no? Ho trovato varie discrepanze sulla geologia di Marte, per dire, no? Con le ultime esplorazioni, ma vi posso anche dire che se andate a leggere un po' di pubblicazioni scientifiche su com'era l'Italia, per dire, 25 milioni di anni fa, trovate 10 autori, trovate 10 rappresentazioni diverse, no? Ma perché sono scienze giovanissime. Ecco, se uno non... Buonasera. Ciao. Se uno prende questa cosa con filosofia, dico con filosofia perché c'è veramente da impazzire, la cosa è anche divertente, perché poi c'è anche tutta una serie di... sono gli articoli scientifici, poi ci sono, diciamo, anche le varie lettere magari dei vari, diciamo, relatori o vari scienziati, tra virgolette, che a volte si esprimono al di là, diciamo così, dei canoni scientifici, no? Quindi si creano anche delle situazioni un po' imbarazzanti. Sapete meglio di me che, se ricordo bene, Plutone, no? Ha perso la sua, non è più un pianeta, perché per un motivo molto semplice: Plutone non è in grado di spazzare la sua orbita, per cui è stato declassato. Però ho detto che in uno stato degli Stati Uniti, dove appunto Plutone è stato scoperto, Plutone rimane un pianeta, perché dice: ma come, Plutone non è più un pianeta? No, vabbè, se tutto il mondo Plutone non è un pianeta, per noi pianeta rimane. Questo è anche un po' per dire. Qual è questo stato? Non mi ricordo più quello lo stato, ma mi è rimasto impresso. Anzi, se lo sapete voi,
Ecco, io dal punto di vista astronomico non sono affidabilissimo, anzi mi aspetto che su certi argomenti voi ne sappiate di più. Il contributo che ovviamente io porto questa sera è dal punto di vista geologico, ma la cosa divertente è che anche a causa della distanza non è che su Marte possiamo mandare i laboratori geologici che abbiamo in università. Su Marte abbiamo dei robottini che fanno il loro mestiere, per cui molte delle, diciamo così, delle teorie spesso e volentieri sono basate sul riconoscimento morfologico, cioè a vista quella cosa lì mi sembra che possa essere questo. E poi si aspetterà, ecco, che arrivino anche magari i dati delle analisi chimiche per quello che riusciamo a fare. Anche perché, parlando appunto di geofisica, c'è anche da dire che quello che noi sappiamo sul pianeta Terra lo sappiamo grazie a due eventi poco simpatici, le bombe atomiche e i terremoti. Perché per riuscire a capire come è fatto il nostro pianeta, l'intero del nostro pianeta, si sono usate le onde sismiche prodotte dai terremoti, possibilmente di magnitudo abbastanza rilevante, oppure le esplosioni nucleari. Ora è vero che sono state mandate delle sonde, specialmente sulla Luna, che hanno dislocato dei sismografi. Il problema è che sulla Luna non ci sono così tanti terremoti come ci sono sul nostro pianeta, per cui non è neanche così facile fare certe misurazioni. Ma vi dico di più, in realtà nessuno di noi, cioè se uno venisse qua e dicesse l'interno il nucleo della Terra è fatto di polenta, non è così difficile dargli torto, cioè nel senso. È un bel problema per il semplice fatto che ciao. Per il semplice fatto che nessuno al centro della Terra ci è mai stato. Se ricordo bene, la perforazione più profonda fatta a scopi scientifici è arrivata a 7-8 km, non di più. Ora, considerando che il raggio terrestre sono a 6.000 km, vuol dire che noi abbiamo bucato veramente un pezzettino, no? Tutto quello che noi sappiamo del pianeta Terra, in maggioranza lo sappiamo grazie ai diamanti, per il semplice fatto che attraverso i cammini kimberlitici non è tanto il diamante che ci interessa, ma quello che esce insieme al diamante, perché sono materiali che arrivano probabilmente da 100-200 km di profondità. Ma sta sempre lì, 100-200 km di profondità, però è sempre un pezzettino rispetto a quei maledetti 6.000 km. Allora come facciamo a capire cosa c'è laggiù in fondo? Un po' dai terremoti, come dicevo prima. Allora, hanno cominciato a... Allora, si sente tutti? Io mi metto la mano. Perfetto. Hanno cominciato con le onde sismiche a capire un pochino. Con le onde sismiche è molto facile capire se una sostanza è solida o meno. E così si è capito che facendo una specie di tomografia sismica della Terra ci sono... Ma stai già iniziando? Ma io sono andato. Vabbè. Cioè, è da un po' che sono andato, ma... Vabbè, quindi io mi seguo. Fantastico. No, perché pensavo non ci fosse una premessa. No, è una premessa. Ah, è una premessa, però. Quindi ti devo presentare. Forse questo l'abbiamo un attimo. No, mi fermo un attimo. Velocissimo. Michele Pregliasco, da molti anni nostro socio, però anche socio al CAI, speleologo. Amatore speleologo, e quindi ha coniugato in occasione di questa serata il suo interesse per la speleologia, per la geologia, con gli interessi per l'astronomia. Insieme a lui stiamo con l'anticipazione
azione, stiamo organizzando un evento per novembre, sempre tra Gruppo Astrofili e CAE. CAE Ligure, CAE, ma non so, quello direi tu, se mai se vuoi raccontare qualcosa alla fine. E ancora una comunicazione, stiamo organizzando qualcosa per il 20, giorno in cui ci sarà l'eclissi parziale di sole a Savona, quindi con la copertura della luna, rispetto alla nostra stella, del 70% circa, quindi un'eclissi considerevole. Stiamo organizzando qualcosa anche con le scuole, comunque l'idea era di mettere su, remotizzare l'immagine che ci darà il MUNT e invece montare un altro piccolo telescopio con opportuni filtri solari per poter consentire l'osservazione diretta. L'eclissi è il 20, dalle ore inizierà verso le 9.30 per finire circa un'ora dopo. Beh, è tutto, quindi cedo la parola, ho fatto anche le comunicazioni di servizio. Vado. Quindi, riprendendo il discorso, com'è che hanno fatto? Hanno fatto queste misure e hanno detto, va bene, più o meno al centro della Terra la densità può essere questa, qual è un materiale che a quelle condizioni di pressione, e temperature ha una densità? Ma ce ne sono tanti, la polenta, come dicevo prima, le patate, no. Dopodiché si sono chiesti, va bene, ma fra tutti i materiali disponibili, quali sono quelli più abbondanti nell'universo e soprattutto quali erano i materiali disponibili quando l'universo si è formato? E per fare questo cosa hanno fatto? Semplicemente hanno studiato le meteoriti, perché così la teoria dice, le meteoriti, in particolare le condriti, probabilmente contengono, sono i rimasugli di quella nuvola primordiale da cui poi si è formato il sistema solare. Quindi se io vado a vedere quali sono i materiali contenuti lì dentro, più o meno capisco cosa ci può essere all'interno del nostro pianeta. Cosa hanno fatto? Si sono accorti che le condrite sono fatte da ferro, ossigeno, silicio, nickel, insomma ne hanno tirati fuori 7-8, per cui sappiamo che ad esempio al centro della Terra, a quelle condizioni di pressione e temperatura, probabilmente c'è una lega di ferro e nickel. È una teoria, perché attenzione che un po' di anni fa la teoria era anche quella della Terra cava, cioè che la Terra al centro contenesse il nulla, un piccolo sole, cioè siamo passati veramente attraverso tutta una serie di teorie le più fantasiose. Bene, io stasera ho raccolto una settantina di foto, non credo che le faremo tutte perché sennò qua finiamo, vediamo dove arriviamo. Io comincio di qua, da come si è formato il sistema solare, che magari è una cosa che conoscete anche meglio di me, però si parla da qua. La teoria dice che a un certo punto si è cominciata a condensare una nuvola di polvere e gas. Il perché si è cominciato a condensare lo lasciamo stare un attimo, perché sennò cadiamo, non la finiamo più per davvero. L'importante è che questo materiale a un certo punto ha cominciato a condensarsi. Cosa vuol dire? Che questa nuvola ha cominciato a contrarsi e diventare sempre più piccola. Quindi contrarsi vuol dire aumentare la propria densità, vuol dire anche scaldarsi, aumentare anche la temperatura. Da qui si è passati a una nuvola di gas, a una specie di piatto, perché questa nuvola, contraendosi per una questione fisica, ha cominciato anche a ruotare sempre più velocemente per conservare il suo momento di inerzia, quindi si è formato questo disco, e la cosa stupefacente è che all'interno di questo disco le molecole, prima poi piccoli granelli, hanno cominciato a condensarsi, a mettersi assieme, e mettendosi assieme si sono formati i planetesimi, cioè gli embrioni dei pianeti.
gli embrioni delle Pleiadi anche qua hanno cominciato a ingrandirsi, quindi sempre pezzetti, prima molecole, poi granellini, poi rocce sempre più grandi che collidono tra di loro, collidendo si riscaldano e alla fine cominciamo ad avere i pianeti. Ecco qua, questi sono, diciamo, i pezzetti, il mosaico che comincia a formare i nostri pianeti. E alla fine che cosa otteniamo? Otteniamo il sistema solare, partendo da Mercurio, che è il pianeta più vicino al Sole, e arrivando fino a Nettuno. Che cosa manca qua? Manca Plutone, per la ragione che abbiamo detto prima. Ecco, e già qui si vede subito una caratteristica importante, no, del nostro sistema solare, che Marte è l'ultimo dei pianeti rocciosi o pianeti terrestri, cioè pianeti su cui noi possiamo camminare sulla superficie. Mentre invece, a partire da Giove, abbiamo invece i pianeti gassosi, pianeti che hanno una densità molto molto bassa, perché sono per lo più fatti di gas. Perché questa cosa? Molto interessante, no? Ma perché? Beh, innanzitutto vediamo che i pianeti terrestri sono vicini al Sole, mentre invece i pianeti gassosi cominciano a partire da una certa distanza. Anche qui la teoria ci dice, beh, molto probabilmente quando la nuvola gassosa ha cominciato a raffreddarsi, c'erano delle differenze di temperatura. Le parti più vicine al Sole erano più calde, mentre le parti più esterne erano più fredde. Ora, voi sapete che i gas hanno densità molto basse e quindi vengono allontanati facilmente dal calore e dalle radiazioni solari, che spingono questi gas verso l'esterno del nostro sistema solare. Quindi i pianeti vicino al Sole si sono trovati con gli elementi più densi, più pesanti, e con una scarsità di elementi leggeri, che invece sono migrati verso l'esterno. Ecco perché i pianeti interni hanno pochi elementi leggeri e maggior numero di elementi pesanti, viceversa i pianeti esterni contengono molti più gas. Fantastico, la teoria funziona. Peccato che a qualcuno la NASA ha cominciato a dirsi: ma perché non proviamo a guardare se esistono dei pianeti extrasolari? Catastrofe, perché hanno trovato dei pianeti della dimensione di Giove molto vicini ai rispettivi soli. Non c'è problema, una sciocchezza, semplicemente il pianeta si è spostato, però non si sa. Qui per farvi vedere, no? Che effettivamente con scienze così giovani, con teorie così giovani, c'è sempre il caso che mette in crisi la teoria. E adesso qua non mi soffermo su questo argomento, però vado avanti e parto da questo pianeta qua, perché è il pianeta che conosciamo meglio dal punto di vista geologico. Che cos'è che contraddistingue la Terra rispetto a tutti gli altri? La sua atmosfera, perché se noi da Marte con un telescopio o anche con un cannocchiale la puntiamo sulla Terra, la prima cosa che vediamo è questo pianeta azzurro, perché ha un'atmosfera ricca di vapore acqueo. Interessante, come mai gli altri non ce l'hanno? Ecco qua. Probabilmente, anzi quasi sicuramente, la fortuna del nostro pianeta è dovuta al fatto che è sede di un campo magnetico. Lo sappiamo tutti, no? Le nostre bussole funzionano perché la Terra si comporta come un dipolo. Nord magnetico a nord, sud magnetico a sud, e la bussola, l'ago della bussola si orienta in questa direzione. Ma non solo, il vento solare viene deviato proprio dal campo magnetico terrestre, ed è la ragione per cui il vento solare non porta via la nostra atmosfera. Il disegno è abbastanza esplicativo. Ma qui cominciamo ad entrare in un discorso geologico.
al di là del discorso astronomico. Ma allora la Terra è una calamita? Fantastico! C'è un pezzo di ferro dentro, infatti vi ho detto che è probabile che l'interno della Terra non sia fatto di polenta, ma sia fatto di ferro e nickel. Fantastico, ferro e nickel si magnetizza, è ferro magnetico, a posto. Peccato che quel signore lì, che si chiama Messie Curie, abbia detto una cosa. Guarda, non vorrei dirtelo, ma tutti i materiali a una certa temperatura perdono le loro proprietà magnetiche. Disastro, disastro, perché siamo matematicamente sicuro che al centro della Terra 3-4 mila gradi ci sono sicuri, quindi vuol dire che non esiste un materiale capace a quella temperatura e a quella pressione di mantenere le sue caratteristiche ferromagnetiche. Come facciamo? Siamo rovinati. No, non siamo rovinati, perché probabilmente il problema viene risolto immaginando che non ci sia un pezzo di ferro magnetizzato, ma piuttosto pensando che, e qui le indagini sismiche lo confermano, che l'interno della Terra sia fatto da un nucleo interno solido di ferro e nickel solido, ma ci sia anche un nucleo esterno, eccolo qua, che invece è fatto di una lega di ferro, nickel e zolfo. Ora, io non so quanti voi abbiano lavorato in una fonderia, ma vi assicuro che se voi aggiungete dello zolfo a una lega di ferro, abbassate il punto di fusione. Questo vuol dire che quel materiale lì, a quelle condizioni di pressione e temperatura nel nucleo esterno, non è solido ma è liquido. Cavolo, ma se è liquido quel materiale può muoversi. E magari? Ci sono anche dei moti convettivi, perché la fisica mi insegna che se io ho un materiale, e magari questo materiale ha un gradiente di temperatura, cosa vuol dire gradiente di temperatura? Che più vado verso il centro della Terra, più la temperatura aumenta. Quindi, tra il nucleo, tra questa parte qui esterna e questa parte qua interna, ho una differenza di temperatura di milioni di gradi. E la fisica mi insegna che se ho un liquido in cui c'è un grado di temperatura, si innescono i moti convettivi. Che bello! Ho dei moti convettivi, quella roba lì si muove. E se quella roba lì si muove, è anche possibile che un altro fenomeno, l'induzione elettromagnetica. Quindi per induzione elettromagnetica, la dinamo della bicicletta, no, che ruota, anche se secondo me, io dal punto di vista scolastico sono un elettrotecnico, per cui secondo me più che la dinamo della bicicletta è l'alternatore, il vero termine di paragone. È un alternatore, un qualche cosa che in questo caso qua non solo ho energia elettrica che gira lì dentro, ma soprattutto ho un campo magnetico indotto. Fantastico, il modello tiene e abbiamo soddisfatto anche Curie. La domanda è, ma perché ho del ferro lì dentro, del ferro del nickel lì dentro? Ma soprattutto, torno un attimo indietro, qui ho del ferro del nickel, qua in questa zona rossa che si chiama mantello, invece, ho dei silicati di ferro e magnesio. Mentre invece questa cosa qua, che è la crosta terrestre, che è spessa nei punti diciamo più sottili sotto gli oceani, è spessa 5 km. Sotto il Monte Bianco raggiungiamo anche 100 km. Quindi in realtà noi le nostre case le costruiamo su una pellicola molto sottile, no, del nostro pianeta, la crosta terrestre. E di cosa è fatta? È fatta ad esempio di graniti, di basalti, ancora un altro materiale. Ma come mai la Terra è differenziata? Ho questi gusci concentrici. Interessante questa cosa, ci sarà una teoria che me lo spiega, no? La sismica mi dice che probabilmente è così, perché la sismica mi dice che questo è solido, questo è liquido, questo è viscoso e questo è nuovo solido. Ma come mai? Ecco, come mai potrebbe essere questo? Teoria, è sempre.
potrebbe essere che un po' di anni fa, 3-4 miliardi, così, magari un pianeta si è scontrato con il nostro, ovviamente un pianeta più piccolo del nostro, perché sennò non saremmo qua a parlarne. E quando un corpo di questo genere si scontra, cosa produce? Calore. Produrre calore vuol dire che a un certo punto questo grande calore ha fatto sciogliere un po' di materiali. Si pensa che quando la Terra si è formata 4 miliardi di anni fa fosse una sfera eterogenea che conteneva ferro, ossigeno, silicio, nickel, magnesio, un'unica bolla. Quando è cominciato a fondere dopo lo scontro, cosa è successo? Vabbè, ma io sono il ferro, cioè, ma vuoi mettere il ferro in confronto al magnesio? E sarà un pochino più pesante di te. Quindi io che sono ferro e sono più pesante, sprofondo verso il centro. Tu che sei magnesio e che sei più leggero, comincerai a galleggiare. Quindi tutti i materiali meno densi hanno cominciato a galleggiare e i materiali più densi hanno cominciato a sprofondare. Si è avuta quella che viene chiamata la catastrofe del ferro, è un altro modo per identificare questo, molto poetico, no? Catastrofe del ferro vuol dire che il ferro ha cominciato a sprofondare perché è più pesante all'interno del pianeta. Io vedo già i fisici che, non vedo dov'è, vabbè, vedo già i fisici che sicuramente avranno rizzato le orecchie, dice, ma come il ferro è più pesante? L'uranio? Guarda che l'uranio è più pesante del ferro. Sì, però dipende l'uranio da con chi si lega. Perché se il ferro non si lega con nessuno, sappiamo che il ferro ha peso atomico, non mi ricordo, però piuttosto alto. Ma se l'uranio, che ha peso atomico superiore a quello del ferro, mi si lega con altri elementi chimici, la sua densità dipende dal composto che è venuto fuori. E l'uranio, ahimè, è un po', diciamo, una donna di malaffare, per cui si lega spesso e volentieri con altri elementi chimici. Quindi gli elementi radioattivi sono andati verso l'esterno del pianeta, si sono addensati nella crosta, mentre viceversa il ferro e il nickel, che rimanevano da soli, sono sprofondati verso il nucleo. Questa è una cosa importantissima, perché probabilmente se questo non fosse mai successo, la vita sulla Terra non ci sarebbe. Ecco, il pianeta come si presenta? Se noi spaccassimo il pianeta in questo modo, avremo il nucleo solido, il nucleo liquido, il nucleo esterno, il mantello, la litosfera, vabbè, e l'atmosfera, che è il nostro involucro gassoso. Lord Kelvin. A un certo punto Lord Kelvin dice: io sono un uomo di fede. E tutti gli uomini di fede all'epoca avevano, soprattutto se sono scienziati, avevano il pallino. Ma quanto è vecchia la Terra? Perché in base a quanto è vecchia andiamo a vedere se il calcolo biblico, che la Terra ha 4.000 anni, funziona o non funziona. Infatti Lord Kelvin, che all'epoca, Lord Kelvin è il padre della termodinamica, quindi non è che pezzo grosso, no? Dice, facile calcolare l'età della Terra. Supponiamo che la Terra, quando si è formata, fosse una massa di fuoco, ecco, basta calcolare quanto tempo ci è voluto per raffreddarsi e portarsi alla temperatura di oggi. Lord Kelvin fa due calcoletti così, prende la massa della Terra, due calcoli termodinamici e dice, fantastico, la Terra ha 100 milioni di anni. Nell'altra stanza senti un colpo di pistola, era Darwin. Perché 100 milioni di anni è un tempo troppo corto per spiegare la teoria dell'evoluzione. La teoria dell'evoluzione, per poter essere spiegata, ha bisogno di un pianeta molto molto più vecchio, no? I cicli evolutivi impiegano milioni e milioni e milioni, milioni di anni. 100 milioni sono veramente un tempo troppo corto.
Calvino si era pervito, non ti preoccupare Darwin, ci penso io, fa un altro calcolo, dice, guarda Darwin, mi sono svegliato, non sono 100 milioni, sono 25 milioni di anni. Che cosa è? Ma Calvin ha sbagliato il calcolo? No. Che cos'è che non sapeva? Che cosa era sfuggito a Calvin? Era sfuggito il fatto che Curie non era ancora nato. No, il fatto che Curie, anzi, che i coniugi Curie non fossero ancora nati, implicava il fatto che Calvin non conosceva la radioattività. Perché nel suo calcolo Calvin ha tenuto conto soltanto di quello che viene chiamato il calore primordiale, no? Questa massa di terra che si raffredda. Ma lui non sapeva che gran parte del calore che ancora oggi sta scaldando la terra proviene dalla radioattività. Ed è la ragione per cui oggi noi sappiamo, una delle ragioni per cui oggi noi sappiamo, che la Terra ha 4 miliardi e 3, 4 miliardi e 5 di milioni di anni. Eccolo qua, questo grafichetto qui vi fa vedere questa curva fa vedere come varia la temperatura man mano che si scende fino ad arrivare alla profondità di 6 km. Eccola qua. E com'è che varia la temperatura? 6.000. Ah, ha detto 6 km. Ho fatto una terra un po' più piccola. 6.000 km, certo. E com'è che varia? Vedete, la litosfera, che è diciamo, il guscio esterno rigido della Terra, la litosfera, la temperatura varia abbastanza bruscamente. Poi a un certo punto, quando entriamo nel mantello, la temperatura comincia a essere abbastanza costante. Interessante questa cosa, come mai la temperatura è quasi costante nel mantello? Semplice, perché ci sono i moti convettivi che la rimescolano. Stessa cosa, vedete, anche nel nucleo bisognerebbe fare delle considerazioni che non vorrei evitare. Questo vuol dire che anche il mantello ha dei moti convettivi che la rimescolano. C'è un piccolo problemino. Mentre il nucleo esterno è liquido, il mantello è fatto di roccia solida. Quindi la domanda è, ma ho capito, la curva ci dice che probabilmente lì ci sono dei moti convettivi, ma come cavolo fanno a esserci dei moti convettivi nella solida roccia? È un problema di candele. Se io prendo una candela e gli do una martellata, ottengo tanti piccoli pezzetti, chiaro? Un bel cielo pasquale mi cade per terra e ne faccio tanti pezzetti. Se poi io prendo una sfera d'acciaio, come quella lì, oppure un bel peso di piombo, e lo metto su una candela e ce la faccio stare per 3-4 giorni, quel peso di piombo piano piano sprofonda. Quello si chiama comportamento rigido. La candela si spezza. Quale invece si chiama? Questo si chiama invece comportamento plastico. E cos'è che cambia? Cambia il tempo. Un conto è produrre un fenomeno di breve durata nel tempo sul materiale. Un altro conto produrre un fenomeno che ha una durata indefinita nel tempo. Quei moti convettivi che ci sono nel mantello non dobbiamo pensarli come alla pentola dell'acqua che bolle. Un materiale, se noi pensiamo a un pezzo di roccia che dalla profondità di 2000 km arriva più o meno in superficie, per fare quel viaggio impiega milioni di anni, quindi sono movimenti convettivi molto lenti. Sono materiali che su queste scale temporali assumono il comportamento di un liquido ad alta viscosità. C'è un sistema ancora molto più semplice per capirlo. Avete mai fatto caso che le montagne, spesso e volentieri, hanno, come spiegarlo, sì, vabbè, hanno delle strutture come se fossero tanti fogliettini uno sopra l'altro, e questi fogliettini sono piegati,
spero di richiamare una cosa nota, sono le pieghe. Spesso e volentieri le montagne hanno delle strutture piegate, tutte ripiegate. E questo fenomeno qua. Le rocce, quando sottoposte a pressioni per lunghissimi periodi di tempo, parliamo di milioni d'anni, si comportano in modo plastico e quindi si deformano. Viceversa, se io le colpisco col martello, quindi ho uno sforzo breve nel tempo, la roccia si comporta, si rompe, si comporta in modo fragile. Ed ecco qua i moti convettivi del mantello. Quindi ho moti convettivi del nucleo, ma ho moti convettivi del mantello. Ora la domanda è: a che cosa servono i moti convettivi del mantello? Se i moti convettivi del nucleo servono a produrre il campo magnetico, quelli del mantello a cosa servono? Servono a questo, a produrre la tettonica delle placche, cioè a far muovere i continenti. Quindi se io vado qui, vedete, le placche possono ad esempio dividersi, separarsi, una placca va a destra e l'altra va a sinistra, oppure come in questo caso possono scontrarsi. Per dare un'idea, magari l'ho anche messo, vediamo un po'. Vabbè, chissà dove l'ho messo. Per darvi un'idea, sappiate che l'Oceano Atlantico, quando voi da Genova partite e andate a New York, ogni anno il vostro percorso si allunga di 4 cm, perché l'Oceano Atlantico è fatto, da una parte c'è la placca europea, dall'altra c'è la placca americana, e queste due placche si stanno separando alla velocità di 4 cm all'anno. L'Adriatico si sta chiudendo, ad esempio, quindi fra un po' di milioni di anni non avremo problemi dell'emigrazione balcanica verso di noi, perché basterà attraversare, ci sarà un sentiero probabilmente, no? che questo mare si sta chiudendo. Le Alpi sono un'altra realtà che ci fa capire che le placche si muovono, perché le nostre Alpi sono il risultato dello scontro tra la placca africana e la placca europea. Tant'è che, caro Sandro, tu che hai comprato la casa in Austria, sappi che sei su terreni africani, perché l'Austria è africana, per cui trai le tue conseguenze. Ecco, per capire un attimino come è fatta la Terra, si è dovuto aspettare questo signore qua, che si chiama S, Early Hammond S, andasse in guerra, perché lui aveva brevettato un sistema per trovare i sommergibili nemici, parliamo dei sommergibili tedeschi, gli U-Boot, e ha detto: ma guarda, io ho questo sistema qui, ma perché non organizziamo un po' di navi con questo mio sistema? Però vorrei essere messo al comando di una di queste navi. Sì, vai pure. Ecco, questo signore qui non solo ha avuto anche una vita bellissima, avventurosa, avrei voluto fargli un film su questo signore qua, perché lui non solo trovava i sommergibili tedeschi, ma si è preso anche la briga di essere il primo cartografo dell'oceano, e ha trovato questa cosa qua che si chiama dorsale, le dorsali oceaniche. Queste dorsali sono una cicatrice che si sviluppa lungo tutti gli oceani del mondo e che ci dice semplicemente che lungo questa dorsale le placche si stanno separando, una va in una direzione e l'altra va in una direzione esattamente opposta. In mezzo che cosa resta? Restano delle lave, dei magmi che escono in superficie a causa appunto della frattura che si produce lungo il margine di separazione delle dorsali, e che va a costituire queste vere e proprie catene. Ma qui abbiamo una catena di 4-5 mila chilometri, no? Che attraversa tutti i nostri oceani. Ma non solo abbiamo le dorsali. Se qualcuno va nelle isole Wake, ha diciamo la fortuna, o comunque sulla
catena imperatore, che è questa qua, vedete, sono tutti vulcani allineati, sono allineati uno dopo l'altro. Interessante questa cosa, strana, come mai i vulcani, ma sono veramente tanti, no? Il Kilauea, che è il vulcano più alto del Pacifico, è alla fine, è l'ultimo vulcano, il più giovane, di questa lunga catena. Cos'è successo? Semplice, si chiama hotspot, cioè c'è un punto caldo che va a bucare la litosfera terrestre. Il punto caldo è sempre lì, ma sopra la placca si muove. E quindi cosa succede? La placca scorre e il punto caldo produce sempre un nuovo vulcano. Ecco perché i vulcani esplosi sono tutti allineati su una retta. Semplicemente perché c'è questo giochetto della placca che si muove e di sotto l'hotspot che praticamente va a bucare, no? E quindi forma tutti questi vulcani allineati uno dopo l'altro. Adesso magari voi mi chiedete, ma cosa c'entra con la geologia planetaria? C'entra. Ecco, questa è una fossa, la fossa di Porto Rico. Le fosse sono l'esatto opposto delle dorsali oceaniche. Nelle dorsali le placche si dividono, nelle fosse le placche si scontrano. E che succede? Qui ad esempio la placca nordamericana sta sprofondando sotto la placca caraibica. Quindi questa cosa che vedete qua non è altro che questa placca che sta scivolando sotto a parecchi metri di profondità. Senza andare nei Caraibi, se voi andate sul Monte Bianco, per dire, sappiate che tutto il fondo del Monte Bianco che guarda verso l'Italia viene definito il fronte pennidico, cioè è una grande placca che sta letteralmente sprofondando sotto la placca africana. Ecco, vabbè, qui siamo io al Rift Valley. Ecco, la cosa interessante, questa è la terra senza acqua. Abbiamo tolto l'acqua, vediamo cosa c'è sotto. E questo è l'Oceano Atlantico con la dorsale oceanica. Questi colori indicano in rosso le rocce più giovani e man mano che procediamo verso le tinte più fredde abbiamo le rocce più antiche. Quindi è molto interessante osservare che le rocce più giovani sono lungo questa grande faglia, questa grande frattura. Poi man mano che ci spostiamo le rocce diventano sempre più antiche. E le rocce più antiche di tutti sono quelle dei continenti. Ma questo vuol dire che queste rocce qua, queste qua rosse che vedete lungo le faglie, sono rocce che possono avere 100 anni. Viceversa, le rocce dei continenti in certi punti possono anche avere 3 miliardi di anni. Urca, come mai? Molto semplice. Perché è dagli oceani che viene fuori il materiale che poi in qualche modo si accumula e dà luogo alle rocce dei continenti. È una questione di densità. Le rocce oceaniche sono rocce molto dense, quindi vuol dire rocce molto pesanti, quindi tendono ad affondare. Viceversa, le rocce dei continenti sono rocce poco dense, quindi molto leggere, e quindi tendono ad accumularsi in superficie. Come si fa a capire che è vero quello che vi sto raccontando? Cioè, è vero che l'Oceano Atlantico si sta aprendo, come io vi ho detto, e che ci vogliono 4 centimetri ogni anno in più per andare da Roma a New York? Probabilmente sì, perché lo capiamo anche dal paleomagnetismo. Ogni tot milioni di anni il polo nord e il polo sud si invertono. Sfiga. Ogni milione di anni bisogna rifare le bussole. O quantomeno rifare le carte più che le bussole. Cioè, o giriamo il nord col sud o rifacciamo le carte. Una delle due, ogni milione di anni. La cosa interessante è che io ho detto che da questa dorsale oceanica
esce il magma, esce la lava, che si raffredda. Quando un materiale si raffredda è lì che si magnetizza. Vi ricordate, no? Che Curie dice, finché la temperatura non scende sotto una certa soglia, il magnetismo non permane. Ok, il magma si è raffreddato, ecco qua. Il nord era là. Perfetto, dopo un milione di anni, urca, il nord è di qua. Ed ecco che lungo l'Oceano Atlantico abbiamo tutta una serie di bande dove il magnetismo è invertito. Che cos'è che ci fa, che ci dice questa cosa? Che la crosta si è spostata. È la prova tangibile che le due placche, una si è spostata a est e l'altra si è spostata a ovest. E qui le varie placche come sono oggi. Adesso vado un po' veloce perché mi sto allungando, non arrivo a parlare dei pianeti. La tettonica del mondo, l'Oceano Atlantico si sta aprendo, l'Oceano Pacifico si sta chiudendo, tant'è che l'Oceano Pacifico è pieno di vulcani, terremoti e quant'altro per questo motivo qua. Il nostro Mediterraneo non lo vedo bene perché anche lui si sta chiudendo, eccetera, eccetera. Bene, adesso siamo diventati geologi. Abbiamo tutte le informazioni, possiamo partire in missione alla ricerca di nuovi mondi, ma soprattutto per guardarli con l'occhio del geologo. E da dove cominciamo? Cominciamo da Mercurio. Intanto già da questa foto, ecco, la cosa che mi piace di questa sera è che possiamo indagare la geologia dei pianeti dalla morfologia, semplicemente vedendoli. E se vediamo Mercurio, che cos'è che notiamo subito? Notiamo subito che è pieno di crateri. E quindi, ma prima domanda, ma quei crateri lì chi li ha fatti? Li hanno fatti le meteoriti che sono caduti lì sopra. Sì, ma da quanti anni? Perché questa è la domanda fondamentale. Da quanti anni è che ci sono quei crateri? Facendo un po' di stima da quello che ho letto, circa 3,5 miliardi di anni fa, il nostro sistema solare si è trovato coinvolto in una tempesta di meteoriti, per cui è molto probabile che una grossa parte di quei buchi risalga a quell'epoca. Ma perché sulla Terra io non vedo i crateri di meteoriti? Anche sulla Terra ci saranno stati meteoriti che erano bombardati, sarà stato qualcosa. Perché sulla Terra io non vedo tutta quella roba lì? Per due motivi. Il primo è che la Terra ha un'atmosfera, per cui se la meteorite non è bella grossa, i danni le fate un po' di meno. Ma poi c'è una cosa ancora più, diciamo, efficace. Il fatto è che la Terra è un pianeta vivo. Quindi c'è l'erosione prodotta dagli eventi meteorici. La neve, il ghiaccio, il vento, che tende a, come dire, uniformare il paesaggio, ma poi la terra, la tettonica, nel fondo degli oceani vi ho detto che le placche si muovono e nelle fosse la placca va in profondità e viene distrutta. Quindi nelle fosse oceaniche, attenzione che le fosse oceaniche sono sott'acqua, no? Per cui sotto gli oceani le forme si conservano perché non sono esposte agli agenti atmosferici. Quindi uno dice, fantastico, negli oceani dovrei trovare le impronte degli impatti. No, non le trovo. Per il semplice motivo che i fondi oceanici vengono continuamente fatti e disfatti dalla tettonica zolle. Mercurio no. Perché Mercurio non ha tettonica zolle, è un pianeta dal punto di vista geologico completamente morto. Ecco perché trova i crateri. Ed in particolare, e qua tenete conto che, dunque, sulla Luna credo che abbiano installato un po' i sismografi, infatti i dati stanno arrivando. Su Marte, la prima missione, uno dei primi rover, aveva tentato di installare un paio di sismografi, ma non hanno funzionato. Però credo che nelle missioni successive
un po' di dati sismici li abbiano ricavati. Mercurio ci vanno a naso, nel senso, hanno fatto un po' di calcoli, qual è la massa del pianeta, qual è il suo momento angolare. È venuto fuori che probabilmente la maggior parte dell'interno di Mercurio è costituito dal suo nucleo. Cioè, mentre la Terra, nella Terra il nucleo è circa, come dire, un quarto del pianeta, per Mercurio i tre quarti sono costituiti da un nucleo di ferro e nickel. Fantastico! Ci avrò un campo magnetico da illuminare l'universo. No, perché Mercurio è un pianeta morto. Cioè, quella massa di ferro e nickel è lì, fredda, immobile. Per cui Mercurio non ha un campo magnetico ed è una sfiga. Ed è una sfiga perché Mercurio praticamente non ha un'atmosfera. Ecco, qua vedete, cioè in realtà Mercurio, fra tutti i pianeti terrestri, a parte la Terra, è quello che di campo magnetico ne ha un po' di più. Ma vedete, sono 0,035 Tesla? Gauss, grazie. No, Tesla mi sembrano un po' pochini. Gauss, grazie. Contro i 0,35 della Terra, cioè vedete che c'è un fattore non di poco, no? Questo vuol dire che Mercurio è fortemente esposto al fenomeno del vento solare, cioè la sua atmosfera viene spazzata alla grande. Ah, ma sì, ma diciamo anche questo. Ma quindi secondo voi, secondo gli scienziati, perché Mercurio ha un nucleo così grande? Praticamente è 3-4 volte il nucleo della Terra, a parità di dimensione. Come mai? Ma la risposta potrebbe essere che, siccome Mercurio è il pianeta più vicino al Sole, va da sé che è anche il pianeta più caldo. Questo ci vuole poco a capirlo. Ma pianeta più caldo vuol dire anche che quando si è formato, il primo elemento che... fra i primi elementi che hanno cominciato a dispersi c'è stato sicuramente l'idrogeno, che sapete che l'idrogeno è il primo elemento nella tavola periodica, no? Quindi il più leggero è il primo che è andato, ma subito dopo arriva l'ossigeno, quindi l'ossigeno sicuramente su Mercurio c'è meno ossigeno che sulla Terra. Meno ossigeno vuol dire che questo elemento non ha potuto combinarsi con il ferro, per cui il ferro è rimasto ferroso e ha potuto costituire questo grande nucleo al centro. Viceversa, sulla Terra, dove invece di ossigeno ce n'è molto di più, una parte è andata in atmosfera e serve a noi per respirare, ma una grossa quantità di ossigeno si è combinato con ferro, magnesio e silicio e ha dato luogo al mantello terrestre, che è fatto di silicati di ferro e magnesio. Tutto quello che non è finito nell'atmosfera e non è finito nel mantello è anche lui poi stato disperso nell'atmosfera, fuori dal nostro sistema, è stato allontanato. A questo punto, quando è finito l'ossigeno sul pianeta Terra, si è potuto, diciamo così, condensare la lega di ferro e nickel di cui è costituito il nucleo, più piccolo rispetto a quello di Mercurio, perché sulla Terra c'era molto più ossigeno. Non so se sono stato chiaro da fare questa spiegazione, però vi vedo. Ok, temperatura di Mercurio. Mercurio è il pianeta che ha la più grande escursione termica fra tutti i pianeti. È logico, perché Mercurio non ha un'atmosfera, la sua atmosfera è stata completamente strappata dal vento solare, quindi passa tranquillamente da quei meno 150 gradi centigradi a una temperatura di oltre 300. Ma perché, non avendo un'atmosfera, non c'è niente in grado di, fare una media della temperatura, ecco, perché poi sono... è l'atmosfera, in particolare il vapore acqua e la CO2, che ha il compito
di, diciamo così, di mantenere una temperatura più o meno costante, al di là della quantità d'acqua. Ecco, una cosa interessante di Mercurio sono queste formazioni, che sembra un po' una torta venuta male dal, appena uscita dal forno. Quasi probabilmente, anche qua si va per teoria, probabilmente queste formazioni sono dovute al raffreddamento del nucleo interno. Il nucleo raffreddandosi produce in superficie queste formazioni qua. Guardate, è lo stesso principio della torta in forno. Quando la torta in forno poi, cioè, si cominciano a prendere la pasta che c'è all'interno, ovviamente produce sulla superficie delle protuberanze. E passiamo a Marte, che è un po' il pianeta che mi interessa di più, perché con le ultime missioni possiamo veramente parlare di geologia. Intanto, come siamo messi a campo magnetico? Malissimo. Siamo veramente... Dunque, Marte non ha proprio un campo magnetico, si dice che ha degli ombrelli, nel senso che in alcuni punti della superficie ci sono questi ombrellini di campo magnetico, ma in realtà il pianeta non ha un campo magnetico né come quello che abbiamo visto di Mercurio, che seppure piccolo esiste, né come quello della Terra. Ci sono questi ombrellini. È un campo magnetico residuo. Probabilmente quando 3 miliardi di anni fa, poniamo questa data, Marte aveva un campo magnetico tipo quello terrestre, poi di nuovo la dinamo del nucleo si è fermata, il pianeta si è raffreddato, e questo probabilmente è un campo magnetico residuo. Quindi anche Marte soffre di una mancanza di campo magnetico. Però, e lo vediamo bene qua, in alcuni punti del pianeta le sonde hanno registrato questa cosa qua, queste bande magnetiche. Bene, queste bande magnetiche sono le stesse cose che vi ho fatto vedere prima nell'Oceano Atlantico, quando vi ho detto che il campo magnetico ogni tot periodo di tempo si inverte, e quindi è la prova che le placche si sono mosse. Bene, sembra che anche Marte abbia questa registrazione. Quelle sono bande che testimoniano l'inversione della polarità magnetica, uno, ma soprattutto testimoniano che la placca si è spostata. Uguale identico a quello che noi possiamo registrare sul fondale dell'Oceano Atlantico. È una teoria. Non si sa se poi effettivamente le due cose combaciano al 100%, però la teoria si fa supporre che quella cosa lì ci attesti una tettonica antica del pianeta Marte, che poi si è fermata. Se noi andiamo a vedere Marte da vicino, ci accorgiamo subito di una particolarità molto interessante, che l'emisfero sud è pieno di crateri. Pieno di crateri ed è a una certa elevazione rispetto all'emisfero nord, che crateri non ne ha, e dal punto di vista morfologico è più basso. C'è un dislivello notevole tra le terre dell'emisfero sud, dell'emisfero nord, e quello dell'emisfero sud, ma dislivello notevole vuol dire chilometri e chilometri. Interessante questa cosa, come si può spiegare? Inoltre, tutta questa cosa qua azzurrina, che è appunto questo emisfero più basso senza crateri, è fatto per lo più di basalto. Interessante. Allora, la teoria anche qua, quella che va più in voga, è che, ma non è che Marte abbia subito un impatto catastrofico? Ma in effetti ci può stare, perché se voi pensate a un corpo che possa aver colpito l'emisfero nord, cosa succede? Che il calore provocato dall'impatto va a sciogliere
una parte di questa calotta, e soprattutto la calotta si scioglie letteralmente, o meno la crosta si scioglie letteralmente e si trasforma in magma, che poi si raffredda e diventa basalto. Ma soprattutto questo fenomeno mi fa cancellare tutti quei crateri di impatto che si sono registrati in quei famosi 3,5 miliardi e mezzo di anni fa, no? Quando c'è stata la pioggia di meteoriti nel sistema solare. Quindi questa può essere una spiegazione, un impatto che è andato letteralmente a sciogliere la parte nord della calotta. Viceversa, la parte sud non è stata particolarmente coinvolta da questo fenomeno, se non per il fatto che probabilmente una parte di questi magmi ha cominciato a spingere verso sud e ha creato questi che sono dei rilievi, dei veri e propri rilievi montuosi. Una cosa che possiamo vedere in Marte, su Marte, sono questi grandissimi vulcani. Monte Olympus è abbastanza famoso, no? E la cosa che ci lascia molto perplessi sono questi vulcani che hanno queste elevazioni di chilometri, chilometri di altezza. Ecco, il fatto che questi vulcani siano così alti ci fa presupporre che la tettonica delle placche su Marte non funzioni bene, o addirittura non ci sia. Perché, come dicevo prima, se le placche si spostano e io ho un hotspot, lo spot non ha il tempo di formare questi vulcani con tutti questi chilometri di altezza. Il vulcano rimane sempre abbastanza basso. Poi magari ho una sequenza di vulcani, no? Come la catena Imperatore, però questi vulcani dovrebbero essere abbastanza bassi. Il fatto è che invece io qui abbia dei vulcani con queste altezze veramente da record, ci fa supporre che qui la tettonica a placche non si muova, oppure se si è mossa di poco nel passato. Perché diciamo si sia mossa di poco nel passato? Perché, eccolo qua, questo grande canyon, vediamolo meglio. Che cos'è questo canyon? Anche qua ci sono varie teorie, perché all'inizio si pensava, beh, semplice, dei fiumi o dei ghiacciai che hanno scavato. Sì, ma ho capito, ma qui stiamo parlando di nuovo di chilometri e chilometri di profondità. Cioè, com'è possibile? L'altra spiegazione che è venuta fuori è che queste potrebbero essere invece i segni di una tettonica placca, di una tettonica distensiva. Cioè due placche che si muovono, una va in una direzione, una va nell'altra, e in mezzo si cominciano a fermare queste strutture, si chiamano graben. Se voi avete la fortuna o meno di andare in Dancaglia, sapete, no, Mar Rosso, Africa, in basso c'è la Dancaglia, trovate le strutture di questo genere. Non parliamo di chilometri di profondità, ma lì che cosa sta succedendo? Praticamente la placca arabica e la placca africana si stanno separando, e quello che sta succedendo è un oceano in embrione, cioè le due placche separantesi stanno creando una grande fossa tettonica che un giorno verrà riempita da un oceano. Al momento quello che noi vediamo sono tutta una serie di fratture e grandi fenomeni vulcanici. Questo potrebbe essere la stessa cosa in grande scala. Due placche che si stanno separando, grandi fenomeni vulcanici e tutta una serie di Horst Graben, di alti e bassi. Quindi una tettonica antica di Marte, tettonica che oggi non esiste più. Di nuovo altri segnali di canyon, ecco qua, queste sono fratture, questi sono sistemi di fratture che possono indicare una tettonica. Monte Olympus, 625 km di altezza, il che non è poco,
No, scusate, 25 km di altezza per 625 di diametro, sto cominciando a dare i numeri. Dicevo, 25 km di altezza sono veramente tanti, anche se stiamo parlando di un anche se stiamo parlando di Marte, sono veramente tanti, per cui anche lì è da vedere se c'era una tettonica placca che in qualche modo muoveva questa placca sotto lo spot oppure no. Con questa altezza, francamente, anche no. Oh, voglio arrivare qua. Allora, questa è l'ultima sonda che la NASA ha mandato su Marte e hanno deciso di catapultare questo martingegno in un cratere, il cratere Gale, e questa sonda è partita per dare la scalata a questa montagna qua, che si chiama il Monte Sharp. È stato molto interessante perché innanzitutto questo rover ha cominciato a mandarci fotografie delle rocce che trovava. E guarda un po' questa roccia, la cosa che salta all'occhio è che questa formazione è piena di buchi, vedete? Ce ne sono tantissimi, buchi, buchini, buchetti. E alcuni di questi buchi, addirittura il bordo, vedete, è in rilievo, c'è il bordo in rilievo. Ora la domanda è, ma sulla Terra, quali sono le condizioni per cui possiamo avere una roccia di questo tipo? Guardate, le condizioni sono due. Le rocce vulcaniche e le rocce sedimentari. Le rocce vulcaniche quando? Voi sapete che quando la lava esce da un condotto vulcanico, in realtà insieme alla roccia fusa, spesso e volentieri c'è tantissimo gas. E quindi quando la lava esce in superficie, questo gas tende a liberarsi nell'atmosfera e quindi provoca delle vescicole sulla roccia che si sta raffreddando. Queste vescicole magari scoppiano e il risultato sono questi buchi. Quindi spesso e volentieri nelle rocce vulcaniche, spesso quando si ha quello che viene chiamato il vulcanismo acido, si trovano rocce con queste vescicole, con questi buchi, se mi permettete un'espressione poco geologica ma molto diciamo molto efficace, che non sono altro che dei vescicoli di degasazione. Attenzione però, perché le stesse formazioni, molto simili, le possiamo avere invece nelle rocce sedimentarie. Immaginate un lago, un bacino, all'interno del quale i fiumi scaricano il loro materiale. Ci sono materiali fini, ci sono materiali grossi. I materiali grossi magari sono i ciottoli. Questi ciottoli rimangono all'interno di una matrice più fine. Quindi abbiamo questa roccia che è formata da una matrice fine e da ciottoli. I ciottoli poi a un certo punto, con l'erosione meteorica, si staccano. E attenzione, attenzione, la NASA fa notare, ma guardate che questa cosa qua per terra, ma non è che potrebbe essere un ciottolo che si è staccato da uno di questi buchetti? Ecco perché alla NASA dicono, ma non sappiamo se questa cosa può essere una roccia vulcanica, quindi quei buchi sono vescicoli di degasazione, oppure una roccia sedimentaria, quei buchi sono ciottoli di una roccia sedimentaria che si sono staccati e sono finiti chissà dove. Vabbè, intanto il rover continua la sua ascesa al Monte Sharp. E trova questo. Vedete queste cose bianche? Queste cose bianche sono dei cristalli. Quindi quando noi troviamo cristalli, specialmente così grossi, ci viene in mente, ma non è che lì c'era un lago e questo lago è evaporato? Perché quando succede quello, quando i laghi evaporano, il fenomeno è quello che io sperimento in casa spesso e volentieri. Ho la mia pentola per la pasta, sono al telefono,
per la pasta continua a cuocere, l'acqua evapora, quando io torno quello che ho ottenuto è un po' di sale sul fondo della pentola, quando va bene, quando va male brucio la pentola. Ho già bruciato 4-5 con questo sistema. Al di là di questo, quegli aghetti lì, quei cristalli, possono essere il segnale che lì c'era un lago, questo lago è evaporato e alla fine quello che rimane sono questi grandi cristalli di sale. Anche lì non ho trovato l'analisi chimica, in alcune zone di Marte ci sono gli stagi chimici e sono stati anche trovati dei cloruri. Cloruri vuol dire sale da cucina, il che potrebbe essere. Qui l'analisi chimica non l'ho trovata, ho soltanto trovato la foto con il commento del geologo. Andiamo avanti. Oh! Questa roccia qua geologicamente si chiama conglomerato. Sono sassolini all'interno di una matrice più fine. Qua ci siamo, la cosa che dicevo prima, no? Non è che qui un fiume ha cominciato a scaricare materiali in un lago e questi sono cimentati, quindi sassolini più grandi, sassolini più piccoli all'interno di una matrice più fine. E il rover continua la sua strada, arriva qua. E qui, quando sono arrivate le foto alla NASA, mi immagino un geologo che ha fatto un salto sulla sedia. Cos'è questa roba qua? Ma qualcuno mi potrà dire, ma a me sembra un lago disseccato. No, attenzione, perché è facile prendere gli abbagli. Non è tanto il fatto che possa sembrare un lago disseccato, quanto il fatto che tutte queste rocce qua sono tabulari, sono piatte, e tutte inclinate allo stesso modo verso un'unica direzione. È questo che ha fatto sobbalzare il geologo. Perché quando su pianeta Terra troviamo situazioni di questo genere, spesso e volentieri vuol dire che un fiume che scende da un versante incontra un lago, e che succede? Che i sedimenti che lui trasporta, il fiume magari ha una certa energia, no? Per cui erode, scava il letto, no? Poi quando entra nel lago, questi sedimenti si trovano dentro un fluido più denso e quindi rallentano. Rallentando, i sedimenti cominciano a cadere, non vengono più trasportati in avanti, ma cadono semplicemente perché la velocità, entrando nella massa d'acqua del lago, diminuisce di colpo e quindi i sedimenti si depositano. Depositandosi si creano questi depositi stratificati l'uno sull'altro. Tutti, cosa ho combinato? Però, incredibile. Chiedo venia, ce la posso fare? Ok, vediamo un po'. Sì. Questo non mi era ancora successo. Allora, facciamo subito un F5. Fantastico. Quindi questo fiume comincia a deporre sedimenti e il risultato sono, vediamo se riusciamo ad arrivare alla foto. Ce la possiamo fare, ci siamo quasi. Oh, ok, cominciano a deporre i sedimenti e si creano questi strati tutti inclinati nella stessa direzione. Anche la NASA hanno cominciato a dire, ma vuoi vedere che qua c'era un lago? E ci sarà sempre stato il menagramo, ma no, ma figurati, ma aspetta, prima di dire che c'è un lago, pensiamoci un attimo. Vabbè, e intanto il rover continua ad andare avanti e fotografa questo. Come dice, vabbè. Qui cosa sono? Sono rocce stratificate. Allora, quando troviamo una situazione di questo genere, anche qua, o è un vulcano che è esploso, e allora
la nube di polvere, di proiettili e di diciamo, i prodotti piroclastici si stratificano in questo modo, ma francamente non così. Oppure, molto più semplicemente, siamo di nuovo lì, un bel lago, bello profondo. Qui siamo lontano dal fiume. Il fiume magari è a qualche chilometro più indietro. Qui siamo nella zona, diciamo, del lago, di acque calme. Quindi i sedimenti terrigeni che arrivano dalle sponde qui possono depositarsi sul fondo con estrema calma. Quindi si depositano piatti orizzontali uno sopra l'altro. Cos'è che determina la stratificazione, il fatto che vediamo dei piani uno sopra l'altro? Che magari un piano si è depositato quando faceva un po' più freddo e quindi la sedimentazione era più rapida. Un piano si è depositato quando faceva un po' più caldo e quindi magari la deposizione era più veloce. Per cui si sono create queste discontinuità. E qui, oltretutto, queste qua sono argille, sono sedimenti molto fini. Segno che probabilmente qua siamo in un lago molto profondo. Dopodiché, questa è l'ultima roccia che è stata che io ho messo. E qua siamo all'apoteosi, perché queste si chiamano, sono stratificazioni embricate. Facci caso. Qui la stratificazione è messa in questo modo e qua è messa in quest'altro. Che cosa vuol dire? Queste sono le correnti. Sono le correnti magari delle sponde del lago, no? Una corrente prodotta o da un fiume, o una corrente prodotta dal vento, o le correnti prodotte dal moto ondoso, che creano, che dispongono il sedimento in funzione della corrente di quel momento, inclinata da una parte piuttosto che inclinata dall'altra. Per cui alla fine noi quello che vediamo sono queste linee di sedimentazione che si intersecano. Ecco quindi cosa poteva essere il cratere Gale. Semplicemente un grande lago all'interno del quale un fiume o più fiumi, ma in particolare un delta fluviale, andava a gettare i suoi sedimenti. E questa cosa qua che voi vedete si chiama conoide, è una conoide di deiezione. Cioè quando il fiume sfocia in una grande valle o in un grande lago, che cosa succede? Che la velocità dei sedimenti decresce, cioè la velocità delle acque improvvisamente diventa più lenta e il sedimento viene così a essere depositato. Poi l'erosione fa il resto, ha prodotto quel monticello al centro del nostro cratere. Ecco, queste sono di nuovo un altro paio di foto che cercano poi di ricostruire com'era questo grande lago su Marte. Attenzione, sono sempre teorie, perché nessuno ha ancora la prova che i fatti sono andati così, però le foto che sono arrivate fino adesso hanno dignità per essere interpretate in questo modo. Ecco, ma se su Marte c'era acqua, e se c'era acqua vuol dire che c'era anche anidride carbonica, c'era l'atmosfera, ma dove è finita tutta quell'acqua e tutta quell'atmosfera? Che fine ha fatto? Le teorie possono essere due anche qua. Una è che l'acqua e l'anidride carbonica si trovano imprigionate nelle rocce o nel sottosuolo, in particolare l'anidride carbonica. Perché l'anidride carbonica è importante? Perché l'anidride carbonica è quella che produce l'effetto serra e quindi
è quella che può garantire, Marte, se ricordo bene, è a meno 30 gradi, meno 40 adesso, ma qualcosa del genere come temperatura media, è un po' freddino. Se avesse la CO2, un'atmosfera contenente CO2, quella temperatura lì sarebbe molto più alta. Perché non ha CO2? Può essere che sia tutta combinata con le rocce. Una grande parte delle rocce del pianeta Terra sono fatte di rocce carbonatiche. Le rocce carbonatiche sono fatte di materiali combinati con l'anidride carbonica. Può essere anche così su Marte, solo che tutta l'anidride carbonica si è combinata con le rocce. Oppure, ancora più semplicemente, siccome Marte non ha un'atmosfera, perché il vento solare gliel'ha portata via, molto semplicemente. Chi lo sa? Sono due ipotesi. Ecco, parlando di vento solare, Venere, e qui finiamo questa carrellata, Venere è il pianeta che invece l'atmosfera ce l'ha. Ce n'è un po' troppa, perché se si punta il telescopio o comunque quando le sonde entrano nell'albero di Venere non si vede nulla, perché l'atmosfera è così densa che la superficie del pianeta non si vede. Bisogna usare il radar per riuscire a vedere la superficie di Venere. E che cosa vediamo sulla superficie di Venere? Cioè, che cosa notiamo? Che non ci sono crateri, cioè che i crateri ce ne sono pochissimi. E già qui immagino che il solito geologo della NASA, quando ha visto questa fotografia con pochissimi crateri, ha fatto il salto sulla sedia del tipo: ma vuoi vedere che Venere è l'unico pianeta che assieme alla Terra ha una tettonica che va a cancellare i segni dei crateri? Ma chissà. Allora, ecco, Venere, sfigatissimo, non ha un campo magnetico, per cui il vento solare fa un po' quello che vuole e quindi gli ha portato via la sua atmosfera. In realtà c'è un piccolissimo campo magnetico che è il risultato dell'interazione del vento solare con il pianeta, però ecco, è veramente, ha un'intensità veramente ridicola. Ecco, Venere è un pianeta tettonicamente attivo grande come la Terra. Attenzione a fare queste affermazioni. In realtà è vero che troviamo pochissimi crateri, però da qui a dire che Marte sia tettonicamente attivo, nel senso che ci sia della tettonica a placche, bisogna stare un po' attenti. La temperatura alla superficie è di 480 gradi centigradi. Caldino. Cioè, quella temperatura lì, per il fatto che l'atmosfera di Venere è fatta interamente di anidride carbonica ad una pressione di 90 atmosfere. Quindi alla faccia dell'effetto serra, cioè voi immaginate di prendere un pianeta e di imbottirlo in un piumone. No, è ancora peggio, perché la cosa funziona ancora in maniera ancora più subdola, perché la CO2 ha un comportamento abbastanza interessante, nel senso che gli strati più esterni sono praticamente trasparenti, nel senso che il Sole, la radiazione solare, riesce a penetrare nell'atmosfera e a raggiungere la superficie del pianeta. Il problema è che l'albedo non funziona, cioè una volta che la superficie solare è arrivata sul pianeta non riesce a ritornare fuori. È una serra, lo stesso principio col quale funzionano le serre, no? Il raggio solare entra dal vetro della serra, ma il calore poi non esce. Ecco il motivo per cui ci sono 480 gradi centigradi in superficie. Ma non è finita, perché qua non si vede un cavolo, si vede meglio qua,
perché tutte queste cose che voi vedete sono il risultato di un'attività vulcanica intensissima. Dal punto di vista tettonico non sappiamo dire se la tettonica a placche sta funzionando su Venere. Sappiamo sicuramente che Venere è il pianeta più vulcanico del sistema solare. Perché al di là dei crateri d'impatto, ecco, questo è un cratere d'impatto, ecco, fantastico, ci sono riuscito. Ecco, la maggior parte delle figure morfologiche che vediamo su Venere non sono altro che vulcani giganti. Ci sono queste immense caldere. Le caldere sono delle masse di magma che magari si trovano a 100 km di profondità. A un certo punto queste caldere collassano e il risultato è quel lavoro lì. Un grande buco è un eufemismo, perché qua stiamo parlando sempre di chilometri, un grande buco sulla superficie del pianeta, e tutte quelle cose che noi vediamo non è altro che magma che sta uscendo in superficie. Stesse cose sono le corone, che sono anche queste strutture calderiche prodotte dal vulcanismo di Venere, e gli aracnoidi. Ecco, i pancake invece sono un pochino differenti. È un pancake a tutti gli effetti. Voi mettete in forno un pancake, quando tirate fuori avete ottenuto la superficie di Marte. Gli ingredienti per fare un vulcano sono pochi. Per fare un vulcano ci vuole la lava, poi a seconda che volete fare un vulcano tranquillo o un vulcano esplosivo, bisogna che la lava sia viscosa se lo volete esplosivo, o poco viscosa se volete un vulcano tranquillo. Lava viscosa, l'Etna, lava tranquilla, vulcani hawaiani. Se però voi avete un vulcano con lava viscosa, quindi che potrebbe essere molto esplosivo, perché lava viscosa vuol dire che trattiene al suo interno i gas, e quindi piano piano questi gas aumentano la loro pressione finché non avviene il fenomeno parossistico. Bene, un modo per fare in modo che un vulcano così pericoloso invece sia tranquillissimo è farlo esplodere sul fondo degli oceani a 3-4 km di profondità, perché sul fondo degli oceani la pressione dell'acqua, no, è così alta che il vulcano non può esplodere, ma si limita a fare puff. Ora, voi pensate a un pianeta che sulla superficie c'è una pressione di 90 atmosfere, un vulcano, per quanto possa essere costituito da lave viscose e possa essere sulla Terra distruttivo, a quella pressione lì fa puff, e il risultato sono questi pancake. Oh, ci sono anche i piccoli coni vulcanici, ma lasciamo perdere. Tettonica vesuviana, chi lo sa, potrebbe esserci o non potrebbe esserci. Quello che sicuramente ci sono gli hotspot, cioè questo magma che forse arriva addirittura dal nucleo del pianeta e che dà luogo a tutti i fenomeni vulcanici che vediamo sulla sua superficie. Signori, abbiamo fatto la geologia dell'universo in un'ora e mezza. Del sistema solare, sì, ma ormai sono partito. Bene, se avete qualche domanda sicuramente non avrò la risposta, ma... questo è quanto. Beh, state sorridendo, per cui vuol dire che non vi ho cotto più di tanto. Vabbè. Se avete qualche domanda, se no... Aia! No, si potrebbe fare una parte sui
sulla Luna. E gli altri. Di cui qualcuno magari si sa. No, sulla Luna è molto interessante perché hanno messo una cartella di sismografi. Ultimamente si sono accorti che la Luna è sismica, per cui stanno venendo fuori anche lì delle belle cose. È anche interessante la geologia dei pianeti gassosi, perché comunque c'è anche lì. Il problema è che sulla Luna si hanno un sacco di dati, su Marte si hanno un sacco di dati. Ovviamente man mano che ci allontaniamo dal pianeta Terra, i dati sono sempre di meno e inaffidabili, perché già quando già parlare di Venere per me è stato un bel problema, perché non ci sono dati, non ci sono studi, cioè ci sono pochi studi, però posso cogliere l'invito. Sulla Luna, ad esempio, sì, è molto interessante anche perché parlare della Luna può avere delle fortissime implicazioni per parlare della vita sulla Terra. Perché sembra che niente Luna, niente vita sulla Terra, ad esempio. Anche per una questione proprio di fenomeni mareali. Se non ci fosse stata la Luna, probabilmente forse il nostro pianeta sarebbe più simile a Venere che simile alla Terra. Per cui, ohimè.